Dibattiti, confronti e possibilità di nuovi progetti insieme a grandi personalità dello sport e del territorio. Questo è stato l'incontro di lunedì 20 novembre, dedicato allo sport e alla sua promozione in Emilia-Romagna, che ha avuto luogo al Grand Hotel di Rimini. Un'intera giornata di incontri per fare il punto sulla situazione delle attività sportive in regione, alla presenza tra gli altri del ministro dello sport Andrea Abodi e del presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. L'occasione è stata utile per snocciolare i dati della ricerca sull'indotto delle attività sportive regionali. Gli 81 eventi presi in esame e organizzati nel 2022 hanno generato circa 150 milioni di euro, a fronte di un investimento della regione di 8,3 milioni. L'evento ha consentito di fare il punto insieme a sindaci e presidenti di federazioni ed enti di promozione sportiva, operatori turistici e promotori privati sulle politiche di una regione che ormai da decenni ha deciso di investire con decisione sullo sport. Tre numeri sostanzialmente da inquadrare: un investimento della regione pari a oltre 8 milioni di euro, oltre 150 milioni di euro di restituzione complessiva per, e questo credo sia il numero che conta davvero, un moltiplicatore nel rapporto tra un euro investito e le ricadute pari a quasi 18 euro. Ci sono i termini per dire che si tratta di un lavoro strategico che sta dando benessere ai territori, che rappresenta una scelta di questi anni centrale dell'amministrazione regionale e in primis del presidente Bonaccini, che sta configurando davvero appieno l'Emilia-Romagna come sport valley italiana. Come bisogna coniugare bene il binomio tecnologia-sport, secondo lei? Con l'alleanza tra tecnologia e sport, cercare di non renderli alternativi, di non farli diventare concorrenti, perché sarebbe un errore madornale in alcuni casi. La tecnologia applicata allo sport è una straordinaria serie di opportunità per comprendere lo sport, per aiutare lo sportivo, per coinvolgere maggiormente il pubblico, per facilitare le scelte in ambito sportivo, penso a tutte le scelte tecniche, per collegare comunque la dimensione sportiva anche al presidio sui temi della salute.